tour di Pigra, che questa settimana vi ha fatto vedere questo gioiellino bellissimo della Val di Intelvi, finisce qui. Dove siamo, Marta, intanto? Allora, qui siamo in un edificio molto grande e molto interessante dal punto di vista storico, Società Operaia. Nato già nell'Ottocento, quando l'INPS non esisteva, e allora i privati si organizzavano, gli operai pagavano una certa quota e potevano avere assistenza medica e pensione, che non esisteva allora. E qui a Pigra hanno fatto una cosa in grande, perché c'è anche il teatro. Ah, Qui siamo nel è bellissima teatro, sta ma cosa. c'era anche una scuola che preparava la gente al Incredibile. lavoro. E, insomma, veramente io qui ti vorrei far parlare con il responsabile Presidente. attuale, il presidente di questa società operaia che ancora esiste e ancora funziona Sindaco, e siete mi riusciti darà. a mantenere un qualcosa di Sì, incredibile. questo non è merito Non mio, merito ma è tuo, è merito merito loro. suo. Io non mi È prendo dei merito meriti. no, beh, dei soci No, che sono succeduti nei ecco, non 145 anni della tanto. fondazione. Quindi siete tuttora operativi? Il tuo Siamo nome intanto? operai operativi. Operai operativi, bravo, il tuo nome? Elio Ceschina. Ecco, sei responsabile, Elio. Sì, Ma c'è anche questo teatro qua, meraviglioso. Sì, Ne allora, va la, è questo bellissimo. teatro Funziona. certo. Diciamo che siamo stati fermi un po' per il Covid, Ok, va però bene. adesso abbiamo un programma abbastanza denso per l'estate, ma questo edificio è servito molto al suo tempo per l'economia del Come paese, diceva Marta, perché sotto avevamo la latteria, a Pigra un tempo c'erano tantissime mucche perché gli uomini andavano a lavorare all'estero, mentre le donne curavano la campagna e quindi avevano le mucche. Alla sera su questa strada c'era un viavai di gente che portava il latte appena munto e io da piccolo che venivo invece Pultulin a prendere il latte. Ecco, facevo Perfetto. andare dalla mamma a A prova. Allora, prendere sei veramente straordinario. Senti, vorrei chiudere il nostro il latte. No, reportage. Ah, intanto no. ti devo dire una cosa a proposito della società operaia. Una festa che faranno qui Il 3 luglio ci sarà questa festa, che è una festa legata, parte dal concetto della società operaia, perché è partita dalla società operaia come idea dell'immigrazione. Perciò ci sarà uno spettacolo alla sera che tratta questo Proprio qui? argomento. Eh sì, alla società operaia, che sia il programma di farlo all'esterno, se del tempo. Però da questo spunto che nasce dalla società operaia, perché per l'amministrazione è un fiore all'occhiello, perché veramente siamo estremamente orgogliosi, ma non tanto per quello che abbiamo fatto noi, per quello che fanno loro, e però è lo spunto per fare una festa per tutto il paese. 3 luglio, ma ne parleremo. 3 Alle luglio a 10 Pigra. ci saranno nei borghi, ci saranno bancherelle, ogni associazione che c'è. Farà un loro contributo per far sì che viva il paese. Elio, vengo il 3, promesso. Veniamo il 3 a vedere, perché credo che sia un pezzo di storia che forse pochi hanno e orgogliosamente porti avanti. Chiudiamo facendo Vogliamo vedere. farle vedere. Facciamo vedere. Ecco, allora chiudiamo con un'altra cosa, perché qui a Pigra le sorprese una tira l'altra. Marta, chiudiamo perché qui. Sopra la società che abbiamo fatto vedere, tra poco potrebbe, anzi, nascerà. Sarà Operativo. operativo un museo etnografico che rappresenterà la vita appunto del passato. E questo sarà il simbolo. Cos'è? È un Questa si chiama bastone. Aqua Dü, perché da piccolo, quando ero piccolo io, tutte le persone che dovevano, l'acqua non c'era nelle case, per cui dovevano andare alla fontana. Qui in queste scanalature appoggiavano i I secchi secchi e poi lo e portavano sulle ah, spalle, che fammi vedere, poi ma ah, è vero, naturalmente pesava molto di più il secchio che non l'acqua che c'era dentro, ah, ho capito. Beh, questo è perché non bellissimo. c'era l'acqua. Quindi sarà anche un museo. Sì, diventerà sempre. Diventerà un museo. Sì, L'idea. adesso in parte lo è già. Adesso vi faccio vedere gli ultimi locali che vedete, Perfetto. tanto perché poi tanto scendiamo dall'altra parte. Per chiudere, una chicca delle chicche, poi chiudiamo davvero da pigra perché oggi, ecco, Qui questa. vedete la firma autentica di Garibaldi. Adesso si vede, ecco, Giuseppe Da Garibaldi, era Caprera, c'è anche a Caprera, ecco, da Caprera era socio della È società. stato Socio fatto socio onorario. onorario, Socio socio onorario. onorario, perché era stato da queste parti e la gente, insomma, gli voleva bene. Ma per chiudere, ecco, Da qui. ringraziando gli amici di Pigra, della società operaia, il sindaco ovviamente.
ovviamente, Giovanni, che ci ha fatto scoprire questa chicca. C'è un'altra cosa. Ah. Questa non si può pensare. E qui per le votazioni. Allora, mettevano... Come la Camera dei Deputati. Come evitare i pianisti, no? Allora, mettevano una mano qui, qui ci sono due scomparti e uno metteva la biglia o quello, esatto, che doveva mettere, o favorevole o contrario. E a pigra, ovviamente, per non dimenticare. C'è una vista straordinaria. Da qui non si vede la penisola di Balbianello, ma giù in basso si riesce a vedere. Bene, allora, e chiudiamo con il ricordarvi che tutto questo gioielli li potete vedere venendo su con la funicolare. Sì, perché questo è molto importante. Quindi tutta l'estate, sindaco, aperta 9-21. Questo è una cosa che ci avete tenuto molto a riaprirla. È indispensabile. Grazie agli amici di Pigra.